Benvenuti al 40° appuntamento di aperture e mi fa piacere ricordare questa effimera coincidenza fra l'età anagrafica dell'Ateneo e l'età di fatto di aperture. E con questo momento do la parola al rettore per un indirizzo di saluto. Bene, bentrovati a tutti. Io voglio ringraziare Minelli per aver accettato un altro invito, perché non è la prima volta che l'abbiamo qui e speriamo di averlo frequentemente. E oggi il titolo è anche affascinante e lo dimostra anche una presenza nutrita, oltre che qualificata. Quindi grazie al professor Minelli di essere qua. E grazie anche al delegato Nazzi, professor Nazzi, che sta coordinando questo progetto. Ringrazio l'ex prorettore vicario, professor Vianello, che è anche nostro professore emerito, che fa anche, diciamo, da coadiuvatore del mio delegato alla cultura per questa serie di seminari. Sono molto contento di avere in prima fila qui anche colleghi di Trieste che hanno arricchito queste presenze con loro seminari anche sulla filosofia digitale. Voglio ricordarlo che è stato un bellissimo seminario, quindi grazie al professore che è qui con noi, grazie a tutti voi. E vi ricordo che questa è diventata l'aula Pasolini. Abbiamo inaugurato poco tempo fa qui nella nostra scuola superiore questa aula e l'abbiamo dedicata al poeta di questa terra, a uno dei grandi poeti di questa terra. Ci sono delle frasi meravigliose scritte sui corridoi, vi invito a leggerle perché quando abbiamo fatto l'inaugurazione abbiamo voluto appunto tracciare la scuola su questo, diciamo, grande autore. Bene, grazie a tutti e sono curioso anch'io di ascoltare la relazione del professor Minelli. Grazie, arrivederci. Dunque, oltre ad essere il 40° appuntamento di aperture, questo è il terzo appuntamento di questo anno accademico. E come forse ricorderà chi ha partecipato ai precedenti, abbiamo deciso di dedicare una riflessione sul tema del nuovo umanesimo. E chi era presente alla prima di queste conferenze si ricorderà forse l'intervento del professor Vianello, dove sono state descritte le ragioni per cui abbiamo deciso di optare per questo argomento. E la ragione principale è l'urgenza di porre l'uomo al centro della nostra attenzione in questo periodo evidentemente non facile, ma non l'uomo come individuo, ma l'uomo come persona inserita in una rete di relazioni. E di conseguenza è evidente che la prima cosa, la più opportuna da fare è riflettere su quale sia la nostra concezione di uomo. E possibilmente farlo secondo lo stile di questa rassegna di conferenze, che è lo stile multidisciplinare che contraddistingue questi appuntamenti da sempre. E se prendiamo in considerazione oppure adottiamo questo approccio, evidentemente non possiamo fare a meno di considerare che innanzitutto l'uomo è un organismo di un tipo ben definito ed è una specie animale che viene chiamata Homo sapiens. E dunque è in ultima analisi un pezzetto della straordinaria biodiversità che popola il nostro pianeta. Come una piccola tessera di un mosaico che rappresenta questa biodiversità, ma attenzione, una tessera di mosaico che non è fatta di un materiale diverso da quello che costituisce tutte le altre tessere del mosaico. In effetti, se, benché al giorno d'oggi l'epistemologia più moderna abbia un po' superato la concezione del DNA come il progetto che serve alla costruzione e al funzionamento dell'organismo da solo alla costruzione e al funzionamento dell'organismo, sta di fatto che di certo il DNA molto rilevante per quel che riguarda l'identità biologica degli organismi. E qui conviene ricordare che per quel che riguarda il DNA, effettivamente il DNA, il genoma umano, appare, almeno sotto molti punti di vista, non troppo diverso dal DNA di molti altri animali. Voi sapete che
il nostro DNA è simile al 98,5% a quello degli scimpanzé. E effettivamente nel genoma ci sono geni di tanti altri organismi con i quali siamo più o meno imparentati. E non solo, come se non bastasse, nel nostro DNA ci sono pure tracce di geni che abbiamo ereditato, non ereditato effettivamente, che abbiamo acquisito da batteri, virus, attraverso un meccanismo che si chiama trasferimento genetico orizzontale, una sorta di dote di precedenti infezioni. Quindi, in buona sostanza, dal punto di vista della genetica e delle discendenze, siamo alquanto simili a molti altri organismi. D'altro canto, siamo anche alquanto diversi, e fino a prova contraria, nonostante quel 98,5% di genoma simile, noi discutiamo del concetto di uomo e gli scimpanzé non fanno altrettanto. E di conseguenza esiste qualcosa che ci rende particolari. E il fatto che noi discutiamo di questi problemi, in effetti, è ben collegato a ciò che ci rende così diversi da tutti gli altri. Il linguaggio, in effetti, è una di queste, è forse la più notevole di queste unicità che portiamo. E in effetti il linguaggio, se ci pensate, è difficile dire da dove viene questo linguaggio, anche se un anno fa il curatore emerito del Museo di Storia Naturale di New York, in questa sede, fece una straordinaria lettura proprio su questo tema. Quindi, senza entrare nel merito di argomenti che non sono capace di esporre in modo sufficiente, si può dire che di certo il linguaggio c'entra con le relazioni. È per meglio relazionarsi, probabilmente, che il linguaggio si è evoluto 50-100 mila anni fa nell'ambito di gruppi di cacciatori-raccoglitori in Africa. Quindi, come vedete, la questione dell'uomo, vista dal punto di vista biologico, è veramente una sorta di gomitolo, di fili intrecciati che hanno a che vedere con l'unicità da un lato, ma la parentela dall'altro, l'individualità e le relazioni. Quindi una vera matassa. E in effetti, quando abbiamo pensato questo ciclo di conferenze col professor Vianello, abbiamo dal principio ritenuto che avevamo bisogno di qualcuno che ci aiutasse a districare questa matassa per meglio affrontare questo tema. E da subito abbiamo pensato al professor Minelli. E abbiamo pensato a lui perché la sua competenza e la sua autorevolezza gli consentono di farci questo servizio. Una competenza e un'autorevolezza che lo hanno visto prima studente di scienze naturali a Padova e poi docente di zoologia presso quella università, impegnato nello studio della sistematica animale, della filogenesi e più recentemente del cosiddetto Evo-Devo, Evolutionary Development, ma anche interessato alla biodiversità. E vale la pena di ricordare la checklist della fauna italiana, una sorta di inventario di tutta la variabilità biologica animale che c'è in questo nostro paese. Tutta questa attività scientifica ha portato a una quantità naturalmente di pubblicazioni scientifiche, ma anche di libri, ma anche di saggi, di importanti saggi scientifici. E qui noi piace ricordare Forme del divenire, pubblicato da Einaudi. Dire di tutta la bibliografia sarebbe troppo lungo, quindi mi limito a saltare alla fine di questa opera di divulgazione e di scientifica ed universitaria, dico degli ultimi due prodotti di questa attività del professor Minelli. Uno è un libro recentemente pubblicato dalla Cambridge University Press che parla in buona sostanza dell'evo-devo delle piante. A questo punto qualcuno di voi che si ricorda l'inizio della mia introduzione dirà ma non era uno zoologo il professor Minelli? Appunto, questo vi fa capire il valore dello scienziato che abbiamo di fronte, uno zoologo che può parlare così autorevolmente di evo-devo da
affrontare il tema, questo tema nell'ambito vegetale. E l'altro libro che vorrei ricordare è un altro libro appena pubblicato per i tipi di Pearson, che è Biologia della riproduzione, che il professor Minelli ha scritto insieme con Giuseppe Fusco, che abbiamo avuto ospite, mio compagno di studi, e che dimostra infatti la capacità di fare scuola del professor Minelli, che, come ha ricordato, io stesso ho avuto il beneficio di cui io stesso ho avuto il beneficio di approfittare. Per cui con queste parole io vi ringrazio della presenza e dell'attenzione e do subito la parola al professor Alessandro Minelli. Una bella matassa, un bel gomitolo mi hai lasciato in mano. Intanto grazie al magnifico rettore, grazie agli amici, a cominciare dal professor Vianello e dal professor Nazzi, grazie ai miei allievi di varie generazioni e a tanti amici venuti da un po' più lontano o dalla strada accanto a questa. Grazie a voi tutti. Mi hai lasciato un gomitolo, una matassa imbrogliata, ma forse non arriverò alla fine di questa prossima ora presentando un filo facile e vero da seguire. Perché mi piace il comportamento del gatto che con la matassa gioca, no? La butta di qua e di là e vede, la osserva da tanti lati diversi, forse non cercando di capire ma, quanto è lungo il filo, ma cercando di cogliere l'insieme, no? La consistenza, la solidità, il colore, la versatilità di questo materiale. Certamente non vi parlerò di DNA. Adesso, l'ultima volta che cito questa parola è per dire adesso non ne parlerò. Bene, di cosa vi parlerò allora? Spero dell'uomo, di quella specie che, come è stato appena ricordato dall'amico Francesco, è stata battezzata Homo sapiens da un signore che si chiamava Carlo Linneo, sono passati ormai 250 anni. Ma prima ancora che per l'uomo fosse disponibile questo nome un po' ambizioso, ma alla fine ormai, come dire, acquisito dalla nostra cultura, vorrei cominciare con presentarvi questo raffronto. Due scheletri messi uno accanto all'altro. Poi su due pagine, aprendo questo libro, 1555, Histoire de la nature des oiseaux, storia della natura degli uccelli, un libro sugli uccelli, quindi autore un certo Pierre Belon, che era nato a Le Mans, posto del circuito, no? Delle gare automobilistiche, Pierre Belon du Mans. In questo libro parla di uccelli e vuole che il lettore, fin dalle prime pagine, si familiarizzi con l'oggetto dei suoi studi. Come è fatto un uccello dentro? Vediamo anzitutto lo scheletro, la parte forse più, come dire, più facile da studiare perché, bene o male, anche dopo aver spolpato un pollo o aver portato a termine la dissezione, è ciò che si conserva più facilmente nel tempo. Uccello e uomo uno accanto all'altro, a confronto. Due scheletri appesi, come vedete, con un gancio, sembra un pochino macabra, no? Poi nello spirito delle danse macabre o di altre cosine che in quei secoli forse era più facile vedere, ma che stanno tornando un po' di moda per tanti brutti motivi. Uno potrebbe chiedersi, come va letto questo confronto? Se vai nel dettaglio vedi che l'autore identifica un certo numero di ossa, una a una, quelle che noi dell'uomo perlomeno siamo abituati a chiamare il femore, la tibia, l'omero, la scapola o quant'altro, e usa la stessa lettera, non un nome, ma una lettera convenzionale, che perché forse gli uccelli a quei tempi non avevano, per gli uccelli non c'era un nome per ogni osso, ma se conosci l'osso dell'uomo, ecco l'equivalente dell'uccello. Ma non è detto che la lettura vada fatta da destra a sinistra, da uomo a uccello, secondo il principio che l'uomo è il punto di riferimento, la misura, dicevano gli antichi, di tutte le cose. Potrebbe essere letto anche nell'altro senso, cioè da uccello a uomo. Se hai lasciato un po' in ordine, in connessione anatomica, le ossa del pollastro di cui hai mangiato la polpa, ecco, questo ti può dare un'idea di come è fatto lo scheletro dell'uomo. Cioè, c'è equivalenza, c'è corrispondenza, e
entro certi limiti pezzo a pezzo e la chiave di lettura non segue necessariamente una direzione o l'altra. L'uomo non ha una posizione privilegiata. L'uomo è uno fra gli animali. Questo non significa che da questo punto in avanti, e non vado a cercare più indietro nel tempo, da questo punto in avanti si è acquisito per tutti che l'uomo è un animale, che l'uomo è molto simile ad altri animali, che l'uomo avrà qualche caratteristica propria, ma come può averla l'aquila, come può averla il verme, come può averla l'ostrica. In fondo però, vi ho detto che non siamo andati indietro nel tempo, ma almeno una citazione va fatta. Aristotele, in fondo, sarebbe stato un buon maestro anche in questo, se la gente l'avesse letto, colto, seguito, o perlomeno criticato in maniera intelligente questa sua osservazione. Nelle sue varie opere ci sono, come sapete, quelle che riguardano la logica, quelle che riguardano la poetica, la politica, quelle che riguardano il mondo fisico e quelle che riguardano ciò che sta dopo, impaginato dopo la fisica, che è la metafisica. E fra le opere fisiche ce ne sono alcune dedicate alla natura vivente, agli animali. In questi noi troviamo praticamente una pagina sì, una pagina no, Aristotele ci parla dell'uomo. Ci parla dell'uomo come ci parla dei pesci, come ci parla dei vari uccelli, come ci parla degli animali del mare. Non c'è una sezione speciale riservata alla nostra specie. Dice soltanto che l'uomo è quello che conosciamo meglio e perciò è comodo dal punto di vista didattico, dal punto di vista conoscitivo, raccontare prima o ricostruire prima quali sono le condizioni dell'uomo dal punto di vista, poniamo, della riproduzione, della locomozione o d'altro, poi partendo da ciò che conosci, perché è la tua specie, puoi cominciare l'esplorazione comparativa anche delle altre. Però sappiamo bene che certe cose nessun animale le sa fare. Certe tracce della nostra cultura, più vicine a noi, il quotidiano, espressioni che riguardano un pochino, che portano l'uomo a esplorare anche spazi al di là della superficie terrestre, dimensioni di espressione di una cultura che non trova nemmeno il minimo termine di paragone in alcuna forma animale. E sì, è vero, sono proprio dell'uomo, però uno potrebbe dire noi chiamiamo dighe certe costruzioni fatte dal castoro che non avranno le dimensioni, la solidità, non sono così impressionanti come quelle costruite dall'uomo, ma sono pur sempre espressione di qualche tecnologia. L'uomo è diverso, però nemmeno dal punto di vista della capacità di modificare l'ambiente attorno a sé è veramente unico. E poi in questo continuo confronto, questo continuo cercare di differenziare l'uomo dagli animali o nel ricondurre invece in seno alla natura vivente in compagnia degli altri animali, le cose hanno continuato a oscillare e continuano, se vogliamo, a oscillare anche nella cultura di oggi. Vi mostro due o tre tappe di questo cammino. Se permettete, giusto per rendere meno ombre che camminano davanti allo schermo, come farei se rimanessi in piedi, per stare più vicino e forse anche più veloce nel procedere con le diapositive. Ecco, riprendo da qui. Per esempio, siamo già all'inizio dell'Ottocento, quindi quasi 100 anni dopo il Linneo che dà il nome alla nostra specie, e noi troviamo questi schemi cresciuti nell'ambito della naturfilosofia tedesca, in cui l'uomo ha una posizione unica. Sta al centro del regno animale, è, come dire, è il sole, in qualche modo, in rappresentazione, se vogliamo paragonare a quello di un sistema solare o di un sistema planetario, sta in centro, nel cerchietto centrale, circondato corone sempre più distanti, digradanti, di forme sempre più semplici di animali vertebrati, fino a quelli fatti di una sola cellula, che rappresentati in questo modo sembrano quasi rappresentare delle forme di degenerazione rispetto alla forma perfetta o sostanzialmente perfetta, auspicabilmente perfetta, rappresentata dall'uomo. Uno schema geometricamente diverso, ma con una logica simile e ancor più universalista, la troviamo nella scala della natura proposta in diverse versioni da diversi autori e qui rappresentata in questa forma
dallo studioso svizzero Charbonnet, siamo a metà del Settecento, essendo una scala, l'ho dovuta scomporre per metterla nella diapositiva, un po' come una scala a segmenti che si incastrano uno sull'altro. Quindi possiamo cominciare a leggere la serie a sinistra, che dal fuoco, aria, acqua, sale, procede fino ai sali, e avanti continuando con i pezzi successivi, dai sali alle piante, dalle piante agli invertebrati, poi via via ai serpenti, e finalmente nel segmento a destra, dai serpenti a pesci, uccelli, quadrupedi, fino ad arrivare alle scimmie comuni, le scimmie senza coda, qui indicato l'orangutan, e finalmente l'uomo. Una scala progressiva. L'uomo è sì collegato al resto della natura, ma ne rappresenta comunque il culmine. Eppure Linneo, questo ricercatore, questo naturalista svedese che ha dato il nome alla nostra specie, come a tante altre di piante e di animali, quando si trova a dare una diagnosi del genere Homo, per differenziarlo dagli altri, dice, beh, guardate allo specchio, noscete ipsum, gnosis auton, questa tradizione però che risale indietro alla cultura, alla filosofia greca di Socrate, e questo invito alla riflessione non va disgiunto però dal coraggio con cui il Neo, molto serenamente, colloca Homo vicino alla simia, perfino a Vespertilio, cioè il pipistrello, in quello che è il gruppo dei primati. La collocazione che, anche se poi i pipistrelli verranno allontanati, conserva tuttora nelle classificazioni attuali. Mi preme sottolineare la data di quest'opera, 1758, che è 100 anni prima della pubblicazione dell'Origine della specie di Darwin. Quindi il fatto che l'uomo sia collocato nei animali, fra i mammiferi, nell'ambito dei primati, accanto al genere simia, che l'uomo quindi alla fine sia confrontato direttamente con le scimmie, non è il prodotto di una interpretazione evoluzionistica, è semplicemente buona storia naturale. Linneo è un buon osservatore e onestamente riassume in una classificazione di questo tipo i risultati delle sue comparazioni. Stiamo attenti quindi a non prendere, come dire, da un'interpretazione storica sviata, a dire ecco, per fortuna è arrivata la rivoluzione darwiniana, finalmente riusciamo a leggere i rapporti dell'uomo con gli altri viventi o con il resto della natura attraverso le lenti giuste. Ovviamente è stato fondamentale, importantissimo il contributo di una rivisitazione che è continua, che procede anche ai nostri giorni, di quelli che sono i rapporti fra i viventi, uomo compreso, ma la base, lo stimolo alla comparazione, la documentazione, perlomeno sul piano morfologico di base, era già disponibile, fatta, acquisita 100 anni prima di Darwin. Guardiamoci allo specchio dunque, ma forse è un'operazione che non dà forti risultati, perlomeno se seguiamo Magritte rischiamo forse di chiuderci in qualcosa che è peggio di un solipsismo e non ci porta lontano. Darwin comunque è arrivato, ha scritto l'Origine della specie, e nell'Origine della specie, quindi nel primo libro importante di Darwin in questa materia, dell'uomo praticamente non si parla. Non c'è una revisione della concezione che è disponibile all'epoca dei rapporti fra l'uomo e gli altri viventi. In fondo, in questo libro importante che è stata l'Origine della specie, non si va ad analizzare in dettaglio storie, le parentele, l'affinità di diversi gruppi. È un libro sui principi, su come funziona, su come opera l'evoluzione e su quali sono le prove che i diversi capitoli della biologia possono portare a sostegno di questa lettura innovativa del mondo vivente. Darwin tornerà sull'argomento dopo un po' di anni in un libro dedicato appunto a buona parte all'uomo, ma nel frattempo già qualcuno si è dato da fare e ha immediatamente reso esplicite quelle che erano le implicazioni della visione evoluzionistica per una spiegazione, per una lettura di quelle che è man's place in nature, le posizioni dell'uomo nella natura. Sono passati appena 3-4 anni dalla pubblicazione della prima edizione dell'Origine della specie e questo signore che si chiama Huxley,
Thomas Henry Huxley è già andato a fare conferenze sia in ambiente accademico, sia anche presso la società operaia di Edimburgo, in altri luoghi, e li ha raccolti in un libricino. E questo libricino, volge di pochi anni, già viene tradotto in varie lingue, e tra l'altro in lingua italiana ha reso disponibile una collana di divulgazione scientifica, una qualità e soprattutto di una diffusione che non ha nulla di invidiare da quella, con quella, rispetto a quella che, di cui possiamo godere i nostri giorni. L'uomo nella natura. Poi il discorso si rifà accademico e comincia una ricerca seria, scrupolosa, complessa, per rivisitare appunto i rapporti fra i viventi e ormai definitivamente anche i rapporti della specie umana con le altre più o meno simili. Molto popolari e riproposte anche in moltissimi libri ai nostri giorni, sono queste rappresentazioni di alberi che troviamo nelle opere di Ernst Haeckel, questo studioso tedesco, che attento alla ricostruzione delle parentele, attento a trovare i rapporti fra le somiglianze nella biologia dello sviluppo e le parentele, appunto la storia evolutiva delle specie. Ci sono in questo albero, che lega fra loro le diverse forme animali, ci troviamo le spugne, ci troviamo le meduse, ci troviamo i vermi, i molluschi, troviamo i pesci, gli uccelli, eccetera. Quindi siamo tutti insieme legati e tutti, l'uomo e tutti gli altri, veniamo fuori, secondo questo schema, da una stessa radice, che non è ben visibile, non si sa bene cosa ci sia sotto il piano, diciamo, di campagna, ma la radice unica, che poi, da origine questo albero, che si biforca, si dirama e che ci lega tutti insieme. C'è qualcosa però che va sottolineato, ed è il fatto che la specie umana viene disegnata in una posizione comunque di privilegio, che è giustificata forse dal punto di vista della tradizione, della storia con cui la nostra specie è stata trattata fino a quel momento, ma che in chiave evoluzionistica non ha alcuna giustificazione particolare. Di questo si è accorta la biologia in epoche più vicine a noi, e ecco per esempio come vengono rappresentati i rapporti di parentela di qualche 100-200 specie a campione, che sono fra le prime di cui si è resa disponibile informazione non solo a livello della struttura, della forma, ma anche a livello molecolare, di quelle molecole che non nomino, che non cito per nome, per non smentirmi. Vedete che tutto sommato, anche nonostante questa forma così, questa rappresentazione un po' bizzarra, c'è sotto un albero. Un albero la cui radice sta in centro e che poi si dirama con due grandi gruppi principali, quello che qui è rappresentato da tre quarti della circonferenza, con tutte quelle diramazioni che stanno su un fondo grigio-violaceo, e un altro ramo che poi si divide a sua volta in una parte in verde e in rosa. C'è anche l'uomo lì in mezzo. Ma dove sta? Sta lì. C'è una certa sproporzione che è dovuta semplicemente ai dati che erano disponibili pochi anni fa quando è stato fatto questo schema. Molte più informazioni sui batteri perché è facile coltivarli, hanno molecole più corte, insomma quelle porcherie di molecole più corte, più facile saperne qualcosa che non le molecole molto più lunghe, molto più numerose che troviamo negli eucarioti. E quindi siamo noi, ma assieme agli altri animali, assieme alle piante, e assieme anche a un certo numero di bestioline unicellulari come le amebe e giù di lì. L'uomo è uno di quelli che sta lì in particolare. Naturalmente non fa meraviglia che se andiamo a vedere dove sono, come sono raccordati fra di loro quei settori, troviamo che Homo sapiens sta vicino a Panther gludites, che è la scimpanzé comune. Vabbè, le parentele sono quelle. C'è poco da scherzare. Però, vedete, non c'è uno che stia in cima agli altri. Giri, giri, questa ruota, no? Dove si ferma? Ecco, si ferma, la freccina segna Homo sapiens. Un altro giro casuale avrebbe potuto segnare il nome di un batterio, il nome di una pianta, il nome di un fungo. È tutto qui il discorso? Cioè, per uno che studia storia naturale, quello che non fa né l'antropologo, cioè un biologo specializzato sull'uomo,
e tantomeno l'umanista nel senso corrente del termine, volendo sottolineare ancora, ma non ce n'è bisogno, questa dicotomia, questa divisione, questa contrapposizione fra le cosiddette due culture. Per un naturalista comunque, che non fa l'antropologo, il discorso è forse finito? Cioè, una volta che ci siamo messi in questa logica di metodo comparativo, ricordate gli scheletri all'inizio, l'uccello e l'uomo, di analisi comparativa che porta a una classificazione, l'Inneo, di revisione di questa classificazione attraverso quegli occhiali della biologia evoluzionistica, è finito? Siamo contenti quando abbiamo trovato che l'uomo è semplicemente uno dei tanti esseri collegati fra di lui, questo gigantesco albero, che ha una radice ma ha tante punte che sono una equivalente all'altra? Non è detto. Forse se noi guardiamo, ci guardiamo più da vicino, vediamo che c'è qualcosa di diverso, qualcosa di complementare, qualcosa di utile ad una rivisitazione della nostra specie, proprio in termini di storia naturale, ma di una storia naturale adattata, diciamo, che sa fare una zoomata, guardare più da vicino proprio i caratteri della nostra specie. Quindi questione di origini fino a un certo punto, più o meno lontane, più o meno mitiche, più o meno documentate, anche perché se seguiamo questa via delle origini non c'è un punto dove fermarsi. Ci fermiamo a livello delle australopitecine, dell'uomo fossile, andiamo più indietro alla base dei vertebrati, un pochino più in giù quando i vertebrati si raccordano agli animali più vicini, trovando che magari allora il nostro antenato comune avrebbe l'aspetto di quel orrido verme. Ci limitiamo ai vertebrati e seguiamo quel che dice uno studioso di biologia dello sviluppo di questi anni, nel Shubin, nel suo libro Il pesce che è in te, per ricordare che alla fine sia noi, sia i pesci ovviamente, ma anche gli uccelli, anche i serpenti, eccetera, abbiamo radice comune a livello di vertebrati antichi in un animale che era in qualche modo una. Se l'avessimo davanti lo chiameremmo un pesce. Oppure evitiamo di andare così indietro perché non riusciamo più a riconoscersi. Guardandoci allo specchio non ci vediamo pesci, guardandoci allo specchio non ci vediamo vermi, e tantomeno unicellulari. Ci può essere il rischio però che, il rischio, la tentazione, dipende, che noi ci vediamo scimmia senza coda, che troviamo in fondo sì, dobbiamo arrenderci al fatto che siamo parenti stretti dei gorilla, degli oranghi e soprattutto delle due specie di scimpanzé. Ecco perché in un libro che è stato anche tradotto in italiano, libro scritto da un grande naturalista e abilissimo scrittore che è Gerald Diamond, si parla nel ricostruire la vicenda umana del terzo scimpanzé. Sì, e allora uno torna a guardare più da vicino e dire: e cosa è successo? Dove è cambiato? In che cosa la nostra specie ha preso la strada divergente? E dice: beh, lo sappiamo tutti, guarda il cervello, guarda ciò che il cervello ha permesso di fare. Se bastassero le dimensioni già saremmo sulla buona strada. Almeno questo lo dicevamo pochi anni fa, fino alla scoperta dell'uomo di Flores, questo omettino di un metro circa, che aveva un cervello di dimensioni paragonabili a quello di un scimpanzé. Aveva una cultura, forse qualcosina, sì, forse più vicina a quella di un scimpanzé che a quella dell'uomo di oggi, ma certamente superiore a quella dello scimpanzé. Era già nel genere Homo, era già in un ambito dentro il quale è poi spuntato Homo sapiens. Forse però invece che cercare origini dobbiamo prendere una strada diversa. È un'altra dimensione che possiamo proprio imboccare non partendo dalle scienze umane o partendo da una velleità di distaccarci dallo scimpanzé e dagli altri animali a tutti i costi, ma proprio lavorando con la serenità di Linneo, diciamo così, partendo dai fatti, cercando di fare della buona storia naturale, però di caratteristiche e di aspetti in cui per la specie umana c'è qualcosa di speciale da dire, da ricostruire. Guardate queste due immagini. In tutte e due le situazioni c'è una certa vicinanza fra i due protagonisti.
Però la vicinanza che c'è fra due esseri umani resterà comunque diversa da quella che c'è con tutta l'empatia possibile fra un essere umano e il più vicino a noi, dei nostri affezionati pets, dei nostri affezionati animali domestici. Ci sono dei limiti fra le specie, dei limiti che qualche volta sono messi in dubbio e se ne parla magari con minimo di inquietudine o in altri contesti di terrorismo, terrorismo mediatico, quando si sta lì a parlare di futuri possibili in termini di OGM, sono dei limiti che vengono superati così a livello di esperimenti più o meno curiosi e più o meno a senso unico, come la produzione di ibridi, per esempio fra tigre e leone, o leone e tigre, eccone qua uno, ci sembra anche il tigone in senso opposto. Le piante sono più plastiche, anche in questo, come in tanti altri aspetti, ed ecco che queste misture possono essere sia ibridi, come abbiamo provato tante volte negli animali, sia gli OGM, e ovviamente qui c'è uno spazio molto più ampio di sperimentazione, ma anche gli innesti, oppure a volte la natura stessa ci offre di queste chimere, come questo fiore bicolore con dei settori che hanno cellule leggermente diverse, leggermente a livello molecolare, ma vistosamente a livello dei colori. Ma ci sono dei limiti. Se noi possiamo parlare di specie, se noi possiamo seguire la tradizione di Linneo che accanto a Homo sapiens ha cominciato a mettere migliaia di altri nomi, nome e cognome, per altrettante specie di piante e di animali, e se questo inventario oggi è arrivato a dimensioni di circa 2 milioni di entità riconosciute fra piante e animali, è perché fra una specie e l'altra, anche le più vicine, anche le più simili, anche fra uomo e scimpanzé, o addirittura fra l'uno e l'altro dei due scimpanzé, scimpanzé tipico e il bonobo, ci sono delle barriere. Che poi qualche volta ci sia un minimo scivolamento al di fuori di queste, che fra asino e cavallo possa essere in fondo possibile il generarsi di un mulo, di un bardotto, sono cose reali ma non fanno storia. Tranne rarissime, pur documentate eccezioni, i muli e i bardotti sono animali sterili. Quindi, come dire, tu provi a superare quella barriera che c'è fra due specie simili, ma non dura. Prima o poi muori lì, tu forma nuova apparentemente creata, forma ibrida apparentemente creata, rimani lì e non avrai storia nel futuro. Altre forme, diciamo, composite, la nostra fantasia continua a crearle, a volte hanno così il fascino del mito, come nel caso delle sirene o dei centauri, ma ovviamente siamo al di fuori della storia naturale. Anche in queste creazioni più originali, più moderne, che un artista di queste zone, artista goriziano, ha e che ha avuto il piacere di conoscere in questa terra, sta ricreando in questi anni. Oppure, difficile chiedersi, ma ovviamente qui l'amico professor Longo, che di chimere ne porta anche in teatro, potrebbe dire meglio di me, cosa potrebbe venire fuori da una chimera maiale uomo? O meglio ancora, una chimera uomo-computer, ma non è questo ciò di cui vi voglio parlare. Non sto cercando di fare una proiezione di un futuro che non conosco e che da naturalista, come dire, non mi spetta indagare. Preferisco guardare nel mondo attuale, nel recente passato, ma soprattutto nella storia naturale di oggi, per vedere se al di là di questo modo di caratterizzare le specie come ciò che sta o da una parte o dall'altra in una barriera, o sei cavallo o sei asino, non puoi giocare a fare uno slalom di qua e di là di quei paletti. Vediamo se invece non ci sia una chiave di lettura differente. Noi siamo soliti ripetere questa frase, questa bella frase, nessun uomo un'isola. Ciascuno di noi è collegato in una maniera più o meno stretta, più o meno ricca, al resto dell'umanità. È collegato non semplicemente in senso astratto, formale, ma è collegato, o può essere collegato, attraverso le diverse forme di comunicazione, a cominciare da quella giustamente ricordata da Francesco nella sua introduzione, rappresentata dal linguaggio. Bene, anche nella storia naturale,
Questo tipo di connessioni ha un suo ruolo, ha un suo rilievo, ha un suo spazio. Cioè non è soltanto all'interno della nostra specie, non è soltanto a livello della sociologia da un lato o dell'informatica dall'altro, o di vari aspetti, diciamo, del nostro mondo tecnologico, che noi mettiamo in evidenza queste connessioni. Non stiamo semplicemente a rappresentare la mappa dei collegamenti stradali, aerei o ferroviari di un paese o di tutto il mondo. Anche nel mondo della natura, presso gli altri organismi, animali e anche vegetali, collegamenti di questo genere sono al cuore dell'essenza stessa delle specie. Ovviamente in misura più stretta, vorrei dire quasi drammatica, nel caso degli insetti sociali, dove il paragone con l'uomo è particolarmente stretto, dove lo scambio interpersonale è qualcosa di quotidiano e che permette a questi organismi, vediamo un'opera dell'uomo e nell'altro esempio l'opera di insetti sociali, può portare a realizzazioni che vanno molto al di là di quel che il singolo potrebbe fare. Ma c'è un'altra logica più universale, diciamo, che si applica ben al di là delle forme propriamente sociali come l'uomo, formiche, api, termiti. Anche perché la socialità, questa è una piccola parentesi, in realtà non l'ha inventata l'uomo, non è nata all'interno della specie umana o non è nata solo all'interno della specie umana. Questo è un punto che andrebbe molto tenuto in attenta considerazione dei giuristi o chi fa della storia del diritto, no? Perché il passaggio dal diritto naturale, cosiddetto diritto naturale, al diritto frutto di un patto, di una condivisione di principi o di un'imposizione di principi, è qualcosa che probabilmente è una lettura sbagliata perché la storia naturale non la sopporta. Ma guardiamo un animale qualsiasi, animali capaci di mettere su un canto di uccello, un gracidio di una rana, il frinire di una cicala, o altri tipi di comunicazione, per esempio sotto forma di lampi luminosi come fanno le lucciole. Potrebbe essere, ma non riuscivo a rappresentarla ovviamente in uno schema, la rappresentazione chimica, non è multimediale, questo, no? Non abbiamo ancora il computer che ci diffonde odori e poi servirebbe a poco, perché noi ai feromoni, sostanze di richiamo per esempio di una farfalla o di un altro insetto, non saremmo sensibili. Ma ecco, tutto questo per dire che ci sono tante forme di comunicazione che non sono, che sono caratterizzanti proprio di quella che è una specie. Noi per esempio possiamo riconoscere, con un po' di esercizio, al canto, nella stagione degli amori, questa e quella e quell'altra specie di uccelletti. Ognuno ha i suoi vocalizzi, ognuno ha il suo modo di esprimersi. Ognuno, potremmo dire noi, ha la sua lingua. E questo è prezioso non solo per come forma di richiamo fra un individuo e l'altro, un individuo di un sesso o dell'altro sesso, ma anche e soprattutto come garanzia di identità di specie. Non si formano nella stagione degli amori coppie fra un usignolo maschio e un passero femmina, fra un fringuello femmina e un canarino maschio, anche se si trovassero, per dire, negli stessi spazi, negli stessi boschetti, nelle stesse radure. Questi linguaggi quindi sono, da un lato sì, forme che caratterizzano e separano una specie dall'altra, ma sono soprattutto forme che uniscono gli individui, sono il terreno condiviso che caratterizza la singola specie. Allora, parlando di qualcosa di condiviso, noi ignoriamo, ci portiamo lontano dai confini, dai steccati, dai punti, diciamo, dalle barriere che è difficile attraversare perché separano, tutto sommato, una comunità riproduttiva asino da un'altra comunità riproduttiva cavallo, uomo potenzialmente, se vogliamo, scimpanzé. Ma guardiamo dentro, nella logica che permette agli individui della stessa specie di trovarsi, di capirsi, di fare qualcosa insieme. La prima cosa che fanno insieme tutti i viventi è quella ovviamente di trovarsi a scopo riproduttivo, di combinare coppie, di garantire la continuità della specie, proprio perché riconoscendosi come membri della stessa specie investono il loro potenziale riproduttivo in maniera corretta. Uno potrebbe dire, e le piante? Beh, ci sono sì, anche le piante che si affidano al vento, il discorso si fa più sfumato, meno preciso, ma perlomeno nel caso delle piante
che sono impollinate da insetti, da uccelli, da altri animali. L'insetto, l'uccello, fa esattamente da vettore che utilizza delle forme di riconoscimento che sono non meno specifiche di queste. Come l'uccello, quando si mette a cantare, magari si esibisce anche in un atteggiamento particolare. Come molti animali nella stagione degli amori assumono delle livree particolarmente vistose, almeno uno dei due sessi, così le piante espongono le loro cellule riproduttive in strutture, fiori, che hanno caratteristiche di colori, di forma, di odori molto caratteristici, che pur non essendo letti dall'altra pianta, non è ovviamente la pianta maschia o femmina, o il fiore maschio o femmina, che legge quello che succede negli altri fiori, ma è l'impollinatore che attraverso questa specificità di segnali, quindi una forma di comunicazione precisa, un linguaggio in qualche modo specifico, crea un ponte fra due fiori, quindi fra le cellule riproduttive in esse prodotti. Lingua. Ecco la lingua che caratterizza, il linguaggio che caratterizza la specie umana. E quindi, al di là di quel che può essere stata la sua origine, al di là di questo tema affascinante, ma per me molto difficile da trattare perché si perde, diciamo, nelle notti di un tempo e dove la documentazione di questi fatti impalpabili come la parola, l'espressione linguistica, possono essere solo congetturati e sono mal documentati, mi limito semplicemente a considerare il linguaggio come uno strumento attuale, come ciò che hanno in comune i membri della nostra specie, così come tutti i passeri hanno in comune la lingua fatta di quei gorgheggi, come quella specie di rana è caratterizzata da quel modo di gracidare, come quella specie di lucciola è caratterizzata da questo ritmo di segnali luminosi, quella sorta di lampeggi, l'alfabeto Morse, diciamo, che è caratteristico e diverso da specie a specie. Parlo a livello di specie e in effetti qui mi piace richiamarmi ad una tradizione. Cito solo uno dei grandi autori che si sono espressi in questo senso, sottolineando appunto il linguaggio come ciò che non solo ci differenzia dalle altre specie, ma soprattutto che ci unisce. Uno dirà, ci unisce fino a che punto? Io non riesco a capire, magari anche metà delle persone che incontro nell'autobus durante la giornata, nei miei spostamenti in città, perché sono... vengono da terre lontane e continuano a parlare nelle loro lingue. Una volta capivo tutto, qualche flessione dialettale facile da superare, diversa fra la mia e la sua, ma adesso siamo circondati da una Babele linguistica. Sì, ma se è vero che siamo esposti nel quotidiano a un confronto con persone che parlano anche loro nel loro quotidiano, lingue diverse dalla nostra, abbiamo però almeno potenzialmente degli strumenti di traduzione, degli strumenti di conversione, degli strumenti che possono in qualche modo recuperare alla nostra specie una, lasciatemi dire la parola straniera difficile, una coinè, una comunità, un luogo di incontro in cui condividere i nostri il nostro patrimonio di espressioni, di storie, di culture, di emozioni, di altro. Molti dei presenti hanno certamente familiarità, magari magari con scetticismo, ma con posizione critica, nei confronti di questi strumenti di traduzione che la tecnologia oggi ci offre in forma diversa dai vecchi tradizionali dizionari. C'è per esempio questa funzione di Google Traduttore che ci permette una... che ci promette, scusate, ci promette la possibilità di tradurre nell'ambito di un grande numero di lingue. Bene, mi sono messo a fare un paio di esercizi l'altro giorno per preparare questa presentazione per stasera e credo che ci sia qualcosa di abbastanza interessante. Questo è spunto per una riflessione e per avviare finalmente questa chiacchierata ad una conclusione. Facciamo qualche esercizio. Ho preso un piccolo testo italiano, non un testo di oggi, quindi in modo da avere anche un minimo di difficoltà, come dire, rispetto all'italiano corrente, o l'italiano del giornale, l'italiano parlato. Un pezzo di una storia naturale
è un racconto di viaggio in realtà, un racconto di viaggio di 100 anni fa. Passato al Google Translator, traduttore automatico di Google, e ho ottenuto una traduzione. Non vi trattengo a leggere e a confrontare, perché ho fatto subito un esercizio ulteriore. Ho fatto la retrotraduzione. Ho preso il testo tradotto dalla macchina, dall'italiano in inglese, e ho chiesto di ritradurlo in italiano. Il risultato è interessante. Non ricostruisce ovviamente il testo uguale, quindi si vede che ci sono stati dei passaggi, però tutto sommato è conservato quasi tutto il senso. Ho messo in colore le parole o le espressioni dove c'è più distanza fra il senso del testo originale. Non parlo della lettera, della parola precisa, ma il senso del testo originale e il testo tradotto e ritradotto. Il risultato è certamente molto buono. Facciamo qualche esercizio un pochino più peregrino. Mi ha tentato fra varie lingue offerte, lì in offerta speciale, no? Costa nulla. Ho preso mi è saltato una L, scusate, il malgascio, la lingua, diciamo, standard, la lingua ufficiale della gente di Madagascar. Ho fatto fatica a leggere, sapete, il malgascio. Allora ho detto, per favore, ritradurmi, traducilo dal malgascio, è rimasto senza la L, all'italiano. E qui pasticcetti ce ne sono parecchi. È una zona paludosa, è diventata una zona sparsa, una zona quasi selvatica, è diventata relativamente recente. E le muse, che ovviamente sarebbero i banani, sono diventati musica. E via di seguito. Ma insomma, qualcosa rimane, la strada rimane, l'attraversare rimane, la pianura rimane. Non è male, tutto sommato. Ma a questo punto facciamo un passo ulteriore. Italiano. Da un lato vediamo cosa mi dà l'italiano malgascio e l'altro vediamo cosa mi dà un passaggio più complesso. Dall'italiano attraverso l'inglese fino al malgascio. Nessuna differenza. Ah, mi sono detto, ho capito com'è la faccenda. Non esistono tutti i traduttori per tutte le combinazioni di lingue. Esistono. Forse ne esisterà qualche altro. Può darsi che esista un italiano francese e non ho provato. Ma lì di massima esiste inglese, ciascuna delle altre lingue. Quindi qualunque richiesta tu faccia è un passaggio attraverso una lingua, dico lingua franca, insomma, una lingua comune. D'accordo? Ciascuno di quei computer rappresenta una lingua, tu puoi andare, puoi convertire con quel sistema di Google da una lingua a una qualsiasi altra, ma lo fai se la tua lingua è inglese, hai già finito. Se la lingua di arrivo è un'altra, in due passaggi. Lingua di partenza, inglese, inglese, lingua di arrivo. C'è una lingua che permette la mediazione. Lo è stato per molto tempo il latino. Lo è per molte cose oggi l'inglese, ma non tutte, ovviamente. Sappiamo che certe sfere di mercato, di cultura, d'altro, la lingua che media può essere un'altra. Ci sono anche delle logiche differenti e qui, avendo degli esperti in prima fila, mi limito semplicemente a dire ci sono dei circuiti alternativi a questi. Non è detto che sia sempre la soluzione migliore quella che ci offre oggi il traduttore di Google, però possibilità di parlare, di dialogare, di convertire ci sono. E queste, secondo me, andrebbero adoperate non soltanto per gli scopi, come dire, meccanici, applicativi, della vita quotidiana, del mercato o necessità di mandare magari velocemente un'informazione a qualcuno che vive in un mondo dove si parlano lingue differenti, ma anche cercando di fare qualcosa di più. Questo gioco delle lingue in fondo è qualcosa che anche gli animali conoscono. Cioè anche a questo livello la storia naturale è qualcosa, qualche esempio, qualche tema di paragone utile da offrirci. È facile immaginare che un animale che ha una distribuzione geografica molto estesa possa avere dei dialetti locali. Il modo di gorgheggiare di un uccelletto che abita, per esempio, nel nord dell'India non sia identico a quello che i suoi prossimi parenti, i suoi simili, i suoi cugini hanno, ad esempio, nel cuore dell'Europa. E un esempio ben studiato è quello che riguarda le diverse razze distribuite in zone di media o bassa quota attorno
ad un'area, diciamo, degli altipiani, delle grandi montagne, catene centrali che sono troppo alte, troppo fredde per loro. Queste razze di questo uccelletto, dell'uovo verdastro, sono state riconosciute come diverse, non tanto in base al canto, ma questo è confermato anche nel canto, quanto in base a una serie di caratteristiche anche di aspetto, di morfologia. Cosa succede? Succede che gli uccelletti che stanno, per esempio, nel nord dell'India riescono a dialogare con quelli che stanno in Persia, e quelli della Persia riescono a dialogare con quelli che stanno, per esempio, in Russia o anche in Europa centrale, e via di seguito. Però c'è una zona, quella che vedete a nord, dove sono arrivate due linee di questi uccelli, che sono dove sono arrivati due tribù di migranti attraverso cammini separati. E lungo questi cammini sono cambiati a tal punto che non si riconoscono più. Cioè, mentre c'è una continuità di razze lungo tutto questo cerchio, questo anello che si chiude attorno alle montagne dell'Asia, c'è un punto però di saldatura che non funziona bene. È come una sorta di tarallo, no? Dove vedi il punto in cui ho un anello di una collana, di una catena, qui vedi il punto di saldatura che può essere effettivamente chiuso o può essere semplicemente un avvicinamento, una giusta posizione senza saldatura. In questo caso la saldatura non c'è. Le due forme estreme che sono arrivate nella stessa zona, ripeto, attraverso cammini diversi, quindi separati per molto tempo, non si riconoscono più come appartenenti alla stessa specie. Qui ovviamente ci sono dei bei posti, problemi dal punto di vista della logica. È una specie sola o sono molte? Quindi, ovviamente la risposta ovviamente è un'altra, cioè che questo sistema non può essere descritto in termini di specie convenzionali. Ma questo è un altro problema. Questo ci dice però che anche fra popoli che dialogano fra di loro ci può essere una ricchezza di espressioni, di forme, di valori culturali che non è facile salvare, ma che forse non sarebbe nemmeno il caso di ignorare, di lasciare perdere. E in fondo, a differenza delle altre specie, Homo sapiens ha la possibilità, e la tecnologia moderna lo può aiutare moltissimo, di salvare, di tenere in piedi molto, tutto non sarà mai possibile, ma molto di questo patrimonio che si è evoluto in culture, presso popoli e attraverso espressioni anche e soprattutto linguistiche separate, ma che oggi possono essere messe in comune, non cancellandole, non rinunciando a questa pluralità a favore di un'unica lingua veicolare, una lingua franca che faccia cancellare poi le altre un po' prima o poi, ma attraverso forme proprio di raccolta, di traduzione e di, come dire, di messa in comune, perché tutto questo fa parte del patrimonio di un'unica specie. Siamo sempre all'interno di questa comunità che è in grado ancora di dialogare, nonostante le tendenze alla Babele che da tanto tempo e ancora oggi ci portiamo avanti. Abbiamo anche altre forme di espressione. E questi tentativi che sappiamo, vediamo, di linguaggio non verbale o alternativo a quello verbale, di linguaggio alfabetizzato oppure in forme diverse da quelle convenzionali, o ridotte semplicemente a simboli, e tutto questo sono manifestazioni che mostrano la plasticità del nostro modo di comunicare, ma che non dovrebbero portare all'appiattimento, all'impoverimento linguistico, alla perdita dell'espressione verbale a favore di una semplice successione di emoticon in numero e in varietà crescente come vediamo oggi. Perché dobbiamo osservare che le cose che sono cresciute, come dire, in culture così lontane da noi, non solo nel tempo, ma anche che sono magari vive ancora in forma marginale, in forma precaria, lontano nello spazio. Giusto per fare una concessione doverosa alle cosiddette scienze umane, ricordiamoci un attimo di una frase di un autore antico, di uno dei scrittori latini di teatro, di cui a scuola ci raccontano, insomma ci riportano questa frase. Ma siccome ormai
la maggior parte dei presenti il latino, a cominciare da me, forse l'ha lasciato perdere da troppo tempo. Leggiamo semplicemente un paio di righe di traduzione, in comoda traduzione. Uno dei due dialoganti dice, credete, i tuoi affari ti lasciano bel tempo e così puoi impicciarti degli affari altrui in ciò che non ti riguarda. Ma, dice l'altro, c'è davvero qualcosa che non mi riguarda. Fin dei conti, finché si tratta di cose umane, tue, dell'altro, ma sempre dei miei simili, perché dovrei trascurare? Perché non dovrei considerare estraneo ciò che comunque appartiene all'umanità? Nulla di ciò che è umano mi è estraneo, io dico. Homo sum, omani nilla me alienum puto. E allora diamo un'occhiata semplicemente a livello alto, non a livello di singole espressioni, di singole parole, di singoli contenuti culturali. Andiamo a vedere semplicemente a livello di catalogo delle lingue. Quei puntini che vedete lì sono le zone dove sono localizzate le piccole popolazioni, le piccole società in cui sono parlate delle lingue puntiformi, la distribuzione puntiformi, diciamo di portata numerica marginale, ma ciascuna con la sua storia, con i suoi contenuti, con le sue espressioni che magari sono uniche per quanto riguarda magari il modo di contare o altre cose importanti per la vita di un uomo. Quei numeri danno un'idea della distribuzione geografica e soprattutto dell'accumulo di moltissime di queste lingue fra il sud-est asiatico, l'Australia e soprattutto la Nuova Guinea. Soltanto nella metà non indonesiana, nella metà est, metà diciamo melanesiana della Nuova Guinea, noi troviamo, secondo un censimento, secondo una certa classificazione, 860 lingue. Non prendete quei numeri alla lettera. Se non sappiamo se quell'uccelletto lì che sta intorno all'Himalaya, eccetera, è una specie o più specie, perché, per le ragioni che abbiamo visto prima, anche nella classificazione delle lingue non possiamo pretendere che tutti siano d'accordo, che quei conteggi dicano qualcosa che ha sempre un senso preciso. Ma come ordine di grandezza certamente sì. E sono numeri importantissimi, ma da un altro punto di vista drammatici, perché le comunità che parlano queste lingue a volte sono estremamente piccole e certamente, ragioni in cui questa cartina è stata fatta, fino a stasera, alcune di quelle lucette si sono già spente. Alcune di quelle lingue non esistono più. Al massimo forse esisterà qualche espressione registrata, qualche appunto di termini particolari annotati da qualche etnolinguista e magari nemmeno questo. Guardate come si addensano. E bisognerebbe farle vivere. Prima che succedano fatti come questo, prima che una traccia importante di una cultura del passato venga distrutta semplicemente in un momento di follia. Prima che intere civiltà, come quella Maya, lasciano soltanto delle tracce difficili da decifrare e non abbiano più alcuna presenza, alcuna continuità, pur avendo dato delle realizzazioni grandiose. Parliamo appunto di una delle grandi civiltà dell'America. Dove scrivere queste cose? Noi scriviamo nei nostri libri, oggi questi libri sono in parte fatti di carta, in parte sono fatti di file archiviati in qualche parte, una nuvola, nella nuvola nel cloud dell'informazione accessibile attraverso i nostri computer. Però ogni tanto qualcosa si perde, si continua a perdere. Non è soltanto la clamorosa fine di una civiltà come quella Maya, non è soltanto la distruzione della biblioteca di Alessandria, l'antica, perché adesso a Alessandria stanno cercando di ricostruire una nuova grande biblioteca internazionale per i libri di oggi. I libri inevitabilmente si perdono perché magari l'autore stesso li distrugge, perché l'autore li dimentica prima che vengano stampati, perché per qualche gioco di sfortuna anche l'ultima copia viene a essere cancellata, o perché semplicemente l'oblio fa sì che nessuno si curi di conservarne una copia. Ma un libro è soltanto, vogliamo, l'espressione di una persona, di un momento, e qualcosa di assolutamente drammatico e dannatorio per chi di noi un libro magari ha provato a scriverlo e pubblicarlo, ma ci sono delle cose ben più gravi, ben maggiori, addirittura forme di scrittura che spariscono, che non riusciamo a decifrare
che, non essendo più in uso, non sono più accompagnati da quella capacità di leggere, di vedere cosa essi conservano. Oggi si comincia a parlare, sa benissimo chi ha familiarità con l'informatica, si comincia a parlare anche del problema di capacità che stiamo perdendo, che si può perdere in maniera più seria col passare del tempo, di leggere documenti che abbiamo messo in forma digitale o per la difficoltà di accesso fisico a queste memorie, i dischetti di anni fa, o degli stessi programmi con cui abbiamo memorizzato certe cose, se non teniamo aperte delle capacità di conversione nel tempo. Ma al di là delle forme di scrittura, sono le parole che si perdono, le voci che si perdono, interi linguaggi che già stiamo perdendo, che continuano a perdersi. In uno di questi libri, molto importanti, molto ben documentati e drammatici, di cui vi ho mostrato la copertina, ho trovato una citazione che riprendo di uno scrittore che paragona le lingue ai fiumi e che dice, in fin dei conti, questa corrente che se ne va porterà prima o poi a trascinare via, a lasciare soltanto dei geroglifici scoloriti, insomma, svaniti, fra 10.000 anni, chissà, chi potrà mai leggerli. Io vorrei chiudere questa chiacchierata così da naturalista che ha cercato di fare un'incursione in territorio non suo, dicendo che, raccontando quello che mi è rimasto lo spunto, il desiderio, la voglia, la rabbia di vedere queste lingue che se ne vanno e tutto ciò che è legato a queste lingue, queste forme di espressione e queste forme di scrittura, non tanto perché farebbe comodo poter leggere facilmente un poema o un trattato di zoologia scritto da un collega in una lingua diversa, ma quanto perché tutte queste espressioni linguistiche e ciò che le diverse lingue hanno veicolato e stanno veicolando sono patrimonio comune dell'umanità. E allora, al di là delle cose che spettano, come dire, ai grandi, no? Cioè alla politica internazionale, alle decisioni che possono essere prese nelle alte sedi riguardo all'imposizione di una lingua o alla la disattenzione verso il salvataggio di altre, direi che qualcosa potremmo fare, dobbiamo fare, anche in ogni luogo possibile, attraverso quello che è il luogo più naturale per tenere in piedi la cultura, che è al di là della famiglia, il mondo della scuola. Mi domando, come mai al di là di insegnare rudimenti o avviare all'uso di una o due lingue straniere, avviare all'uso dell'inglese ovviamente, magari di un'altra lingua, sia essa il francese, lo spagnolo, il russo, il cinese, perché non dedichiamo in qualunque contesto scolastico 5 ore, 10 ore a parlare delle lingue, a raccontare, a far familiarizzare anche i ragazzini piccoli con questa diversità? Come gli presentiamo, si spera, qualcosina della diversità del mondo della natura, cioè del mondo delle piante, degli animali? Gli raccontiamo un pochino come è fatto il cosmo, il sistema solare, galassie, nebulose, eccetera. Dedichiamo qualche ora di lezione a raccontare le lingue, le forme di scrittura, gli alfabeti, i sillabari, i pittogrammi. Lo può fare l'insegnante di scienze o l'insegnante di lettere, lo può fare chiunque. C'è bisogno di strumenti, c'è bisogno di piccole cose e credo che qualcuno di noi dovrebbe darsi da fare per creare questi strumenti e per cercare di diffonderli nel mondo della scuola. Questo potrebbe essere un modo per aiutare la nostra umanità con questa logica interna, no, di dialogo a portare avanti la sua identità, proprio con lo spirito da naturalista, ma facendo proprio ciò che è tipico dell'uomo, caratteristico dell'uomo, cioè la capacità del linguaggio. Grazie.